Nessuna scure sulla sanità, dice Renzi, ma con ogni probabilità un più sottile bisturi sì. La questione tagli alla spesa pubblica, con cui recuperare 20 miliardi in vista della prossima legge di stabilità, riguarderà anche il comparto salute. Il ministro Lorenzin dichiara di essere al lavoro per tagliare 40 milioni di euro sul miliardo di budget del suo dicastero, ma la posta in gioco sembra ben altra. Solo a luglio il patto tra governo e regioni aveva stabilito gli stanziamenti al Fondo Sanitario Unico per 3 anni, a salire da 109 a 115 miliardi fino al 2017. Ora i governatori promettono battaglia nel caso dovessero essere toccati. In alternativa si ipotizza di mettere mano ai ticket, o aumentando semplicemente la quota in carico agli utenti delle singole prestazioni, o rivedendo il sistema nel suo complesso, ancorandolo rigorosamente al reddito familiare. C'è poi la questione sprechi, ovvero come armonizzare il prezzo di beni e servizi per evitare, come ad esempio accade, che le garze in una regione costino 6 volte di più che in un'altra, ma anche bloccare interventi inappropriati. C'è un aumento degli interventi per la prostata, che è assolutamente inappropriato, un intervento anche per danni della tiroide assolutamente inappropriato, e il modello culturale del nostro paese, l'Occidente, è quello talvolta di spaventare i cittadini per costringerli ad eseguire, quindi ad acquistare prestazioni sanitarie che non sono effettivamente appropriate e che determinano poi un netto costo, un aumento del costo del Servizio Sanitario Nazionale a scapito di quei servizi come il pronto soccorso, l'emergenza, di cui avremo un gran bisogno. Il nodo di fondo resta comunque garantire l'accesso ai servizi sanitari alle fasce economicamente svantaggiate e al contempo alleggerire la macchina della salute. Si può fare investendo in prevenzione e migliori stili di vita. Il 75% della salute non dipende dal numero delle prestazioni sanitarie che vengono effettuate, né dal numero dell'analisi, né dal numero delle TAC, delle risonanze magnetiche, ma dipende dallo stile di vita, dall'alimentazione. Questo ridurrebbe notevolmente il numero e la quantità dei farmaci che vengono prescritti.